È da un po' di domeniche che stiamo ascoltando parabole. Gesù ricorre spesso a questo genere letterario della parabola. La parabola è sempre uno stile che non definisce, non conclude, ma apre orizzonti, apre prospettive, perché a Gesù non sta a cuore impacchettare Dio, ma sta a cuore consegnarci un'immagine di Dio che supera ogni nostra comprensione e che ci liberi soprattutto dalla tentazione di credere di aver capito tutto di Dio. Contrariamente, per esempio, a quanto pensavano gli scribi e i farisei del suo tempo. Per questo adotta la parabola. Per comprendere la parabola bisogna far riferimento a un giocattolo che faceva andare in delirio i bambini di un tempo quando c'erano le feste patronali. Vi accorgerete adesso che anche per assonanza letteraria questo giocattolino ci aiuta a capire il senso della parabola. I giovani antichi presenti in mezzo a noi, ce ne sono giovani antichi? Ecco, i giovani antichi presenti in mezzo a noi, perché non ci sono solo i vecchi antichi, ci sono anche i giovani antichi, ricorderanno che questo oggetto si chiamava uparapel. Ve lo ricordate? Ecco, in greco la parola parabola viene da un verbo. Il verbo è paraballein. Vedete l'assonanza? A che cosa serviva questo gioco che faceva divertire? Il capo dell'elastico era in mano a chi lo lanciava. Ballein in greco significa lanciare. Il capo dell'elastico era in mano a chi lo lanciava, colpiva così in maniera furtiva qualcuno e chi veniva colpito si faceva subito la domanda: chi è stato? Chi è? È la stessa domanda che provoca la parabola. Gesù lancia un messaggio e poi ci si chiede, no? Più volte gli apostoli tornano a casa e dicono: ma che volevi dire? Ricorderete anche domenica scorsa, lancia la parabola della zizzania e i suoi, quando tornano, gli dicono: che volevi dire? Non ci hai convinti, facci capire. Ecco la parabola, no? Buttare lì qualcosa che susciti la riflessione, la domanda, l'interrogativo e avviare un percorso di riflessione, perché il Signore ha a cuore che noi pensiamo. Ebbene, in queste tre parabole, oggi ne racconta tre, ci aiuta a capire qual è l'atteggiamento che noi dobbiamo usare nei confronti di Dio. Perché quando Gesù dice il regno dei cieli è simile a, che cos'è il regno dei cieli? È la presenza di Dio nel mondo, nella nostra vita, nel cuore degli uomini, nelle vicende della storia, negli avvenimenti di cronaca. Ebbene, dice Gesù, sappi che hai tre possibilità per individuare Dio dentro di te e attorno a te. La prima possibilità è la possibilità che ci viene dalla prima parabola, questo contadino alle prese con la sua fatica quotidiana in un campo che non è il suo, rassegnato ormai che per sbarcare il lunario deve quotidianamente
guadagnarsi il pane col sudore della fronte, poi mentre vanga il terreno viene sorpreso da un oggetto, da un tesoro, e diventa immediatamente una persona non fortunata, ma fortunatissima. Lui subito copre il tutto, finisce la sua giornata, torna a casa e si organizza su come fare in modo di acquistare quel terreno che contiene il tesoro. Vende tutto per comprare il tesoro. Ecco, Dio ti si può rivelare in maniera sorprendente mentre la tua vita si snoda in maniera ordinaria, routinaria, monotona. Ecco che Dio può sorprenderti. È la prima modalità per incontrare Dio: coltivare il senso della sorpresa, della meraviglia. A dire il vero, noi questo senso della sorpresa e della meraviglia pian piano lo stiamo facendo svanire. E sappiate che uno dei segni dell'invecchiamento mentale e del cuore è proprio questo: quando ci ritroviamo a dire io non mi meraviglio ormai più di niente. Chi non si meraviglia difficilmente può imbattersi nel mistero di Dio, perché Dio sorprende, no? Ricordate le tre donne che vanno di buon mattino al sepolcro convinte di dover ungere un cadavere, e anch'esse vengono sorprese da una realtà inattesa: il sepolcro è vuoto, Gesù è risorto. Ecco, prima modalità per incontrare il mistero di Dio: coltivare la sorpresa, il senso della meraviglia. Non vivere da rassegnati, non vivere da fatalisti, non vivere da persone ripiegate su un presente che ha più il sapore del passato che non la profezia del futuro. Il cristiano è colui che sa che, pur dovendo vangare faticosamente il campo della vita, sa che Dio in maniera inattesa può sorprenderlo, può meravigliarlo. Seconda modalità per incontrare Dio. Questa volta ci viene dal mercante, un commerciante che ha un desiderio profondo nel cuore, vuole acquistare la perla più preziosa che ci sia sul mercato, e si mette alla ricerca. Ecco l'altro modo di incontrare Dio: desiderarlo e cercarlo. Desiderarlo e cercarlo. Il desiderio è l'anima della vita. Anche qui, quando dentro di noi si spengono i desideri, svaniscono i sogni, smettiamo di cercare, ci adagiamo, ci acquietiamo, quando dentro di noi non ribolle la santa inquietudine, non dell'insoddisfatto, ma chi è convinto che il meglio deve ancora accadere, ecco che noi difficilmente possiamo incontrare e scoprire Dio. Gesù ci sta dicendo: prendi contatto con il tuo desiderio profondo. C'è una realtà preziosa per la quale tu venderesti tutto? E ognuno di noi ha bisogno di un tesoro nella vita. Vedete, persino Dio, tant'è vero che c'è una frase nel libro del profeta Isaia che è straordinaria, quando Dio contempla il suo popolo e dice: tu per me sei prezioso. Ognuno di noi ha bisogno di avere una presenza preziosa nella sua vita. Ognuno di noi ha bisogno di avere una realtà preziosa nella vita.
Se non abbiamo questi grandi desideri, la nostra vita si appiattisce, si immeschinisce, si isterilisce, si inaridisce. È bello che oggigiorno c'è il vezzo di ridurre i nomi delle persone a due soli nomi. Al di là del nome di battesimo, le persone ormai hanno assunto solo due nomi, almeno tra gli innamorati. Sono Amo e Teso. È vero che sono questi? Sono gli unici nomi. Tutti, è sulla bocca di tutti. Poi dopo qualche mese mi arrivano e dicono non sento più niente. E dov'è il tuo Amo e il tuo Teso? Ecco, il tesoro non è una realtà effimera, non è una realtà passeggera, non è una realtà vile che svanisce. Il tesoro è una realtà che prende tutto me stesso, mi lega e dà senso alla mia vita. Però per fare questo occorre un terzo passaggio, ed ecco la terza parabola. Devi gettare la rete nella vita? Poi a un certo punto devi sederti e devi cominciare a selezionare i pesci buoni da quelli cattivi. Cioè devi avere la capacità di discernimento, la capacità di saper scegliere il bene e saperlo distinguere dal male. Questa capacità, dobbiamo essere sinceri, ci è venuta meno. Già ancora il profeta Isaia ci ammonisce dicendo: verranno giorni in cui gli uomini chiameranno bene il male e male il bene. E ogni giorno abbiamo questa percezione. Ci sono eventi di cronaca che sono sintomatici di tutto questo. Basti pensare all'effetto così di impatto che ha avuto l'evento della caserma di Piacenza, per farci capire come c'è un impasto, un ingarbuglio tra bene e male di cui non sappiamo più distinguere, ma in ogni ambito, in ogni ambiente, in ogni settore della vita, la fatica di scegliere che attiene alla responsabilità, di scegliere bene anche il proprio coniuge. Ma non è possibile che tu possa sbagliare, non è possibile. È in gioco la tua vita, la vita dell'altro, la vita dei figli. Non è possibile che tu possa permetterti minimamente, sia pure come retropensiero, il dire tanto mi sposo, male che va poi divorzio. Perché se già pensi questo, stai già sbagliando in partenza. La capacità di discernimento è ciò che ci rende grandi, ciò che ci rende adulti, ciò che ci rende maturi, ciò che ci rende responsabili. E allora vedete, di fronte alle tante pesche miracolose della vita, perché a volte noi andiamo in cerca di pesche miracolose, abbiamo la sensazione di avere la rete piena, però non ci soffermiamo a vedere il pesce che abbiamo preso. È pesce buono? Abbiamo il senso del discernimento, della selezione? E allora ecco la provocazione che ci lancia oggi Gesù, un parapel che ci getta, no? Che ci lancia, la parabola. Bella questa immagine, non la dimenticate, è l'immagine più facile per spiegare le parabole. Ci lancia questo messaggio e ci dice: prima di tutto, tu nella tua vita, in questo momento, hai qualcuno a cui dire tu sei il mio tesoro? Non rispondete ad alta voce, se no facciamo una figuraccia. Seconda cosa, tu nella tua vita sai affrontare la fatica della ricerca? Sai sentire dentro di te la vitalità di un desiderio che ti spinge ad andare al di là di ciò che sei, di ciò che fai, di ciò che hai, di ciò che sai? Sai che c'è qualcosa di più grande di te, che è Dio? Oppure ti accontenti di cose di basso cabotaggio
e poi sai essere responsabile. Sai distinguere il bene dal male, così come sono distinte le tenebre dalla luce. Sai distinguere ciò che ti fa crescere, ciò che ti umanizza, ciò che ti rende spiritualmente autentico e maturo, da ciò che ti svilisce dal punto di vista della tua umanità, della tua condizione. E allora con queste provocazioni che Gesù ci lancia, noi riprendiamo i contatti con noi stessi, perché siamo noi il campo di Dio in cui Dio ha nascosto il tesoro, siamo noi la sua perla preziosa, siamo noi la sua rete da cui lui attende di trarre fuori pesce buono per continuare a nuotare nell'oceano del suo amore.